Salve a tutti ragazzi, è qui con il sesto episodio della serie. Low Farm. Quest'oggi E quest'oggi cosa fa? abbiamo deciso di fare un passo avanti. Che questo passo potrebbe essere un file, però vabbè. Sì, diciamo è un azzardo. Abbiamo deciso di provare a farci dare un prestito abbastanza grosso, cioè 200.000, ovvero il massimo dalla banca, e comprare la seminatrice da 155.000 euro, l'Amazon, che è la più grossa seminatrice del gioco, 15 metri. Questo l'abbiamo facciamo perché abbiamo bisogno di una seminatrice nuova che semini colture normali, cioè non quella che abbiamo ora, cioè da mais e barbabietole, ma quella da grano e così via. E abbiamo deciso di comprare quella perché tanto una volta comprata ce l'abbiamo e ce l'abbiamo per tutto il gioco, tanto non ci servirà Sperando moltissimo. che i nostri reattori la riescano a portare, perché sennò dobbiamo lasciare lì ferma e aspettare che. Cioè, diciamo possiamo anche vendere le barbapietre, che non so se è visto, ma abbiamo quante 206 tonnellate di barbabietole ci siamo fatti non dormendo la notte, diciamo. barbapietre. Il problema è che ora vengono pagate 800. Sì, guardate, ci siamo stati presi un po' in giro, diciamo. Allora, questo è il prezzo delle barbabietole, prezzo più alto 856. E ecco qui, 206 tonnellate di barbabietole, l'unica cosa che abbiamo perché abbiamo coltivato solo barbabietole. Perciò ci sentiamo un po' affranti. Oddio, ma capo, mi schianto. Guardate com'è grossa questa cosa. Kevlar, non so se te l'avevi già vista, ma hai visto com'è? Ok, direi che andiamo a casa, te prendi il coltivatore. Proviamo, vai. Guardate che bestia. Quando si estende 15 metri. Fa paura a vederla, eh. Presto dovremo anche comprarci, diciamo, una nuova mietitrebbia. Si considerate però abbiamo comprato soltanto la barra, un pochino più grossa. E il grosso problema è che non riusciamo a rimediare allo scarico perché è sempre pieno. Kevla, vai a comprare il nostro campo. Ah, ok, giusto. Faccio vedere in mappa. Vorremmo comprare. No, Tango Cat non possiamo comprare il campo, fidati. Quanti soldi? Abbiamo zero soldi. Come 0 soldi? E il prezzo della banca? E Prestito della banca, ci abbiamo comprato quella. Eh basta. sì, caro, abbiamo le barbapietre da vendere, non abbiamo vendute. Ah, non hai fatto un Fatti debito di 200. Ok, va bene. Perfetto. Quanti soldi hai ora? ora 11.000, abbiamo un debito di 145. Sì, ho visto. Vabbè, comunque vorremmo comprarci prossimamente il campo 14 e quello sopra il 15-16. Te Dai, con prendi. Cat devi prendere. No, devi prenderlo te il coltivatore. Io. Madonna, non so neanche da dove girare qui. Prendilo te, vai, io tengo la seminatrice. Io avevo detto all'inizio, prima di registrare, che era meglio lavorare il campo. Te. No, non c'è problema. Te prendi il coltivatore. Perché davanti? Era più comodo per prenderlo da dentro. Apriamo questa bestia. Prima devo fare due passate, prima io. Teoricamente penso non ci siano mai bisogni, in realtà questa dovrebbe seminare direttamente e fare già dal coltivatore, però noi per Controllo. sicurezza passiamo. Se volete possiamo Controllo. provare. Vediamo come si usa. Allora. Ma l'hai riempita? Giusta osservazione. Ok, comunque. Nel caso che la chiudi, perché sennò non penso che torni a casa. No, devo passare prima da questo. Devo chiudere, ecco, la passo dall'albero. Mamma mia, quanto è grossa! Ci vorrebbe un trattore un po' più grosso. Comunque, dispiega seminatrice, seleziona seme. Cosa dobbiamo seminare? Abbiamo detto orzo o colza. Colza, assume operaio, cambia, seleziona attrezzi. Perfetto. Vediamo se ci riesce avvicinarci senza fare danni. Ehi, un po' di scatto. Eccolo
Vediamo quanti soldi spendiamo, perché ora ci sarà da fare un mutuo soltanto per riempire. Basta. Sta caricando. Basta. No, 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 lascialo caricare tutto, voglio vedere quanto fa. Ah, 8.000, perfetto. Sono ancora a 5.000, non ti preoccupare, ecco, ho visto 50%. Senti sottofondo il gallo che canta perché è mattina. Abbiamo giusto 161 galline. Siamo un allevamento dell'aia. Dovete sapere, abbiamo speso 12.000 euro insieme. No, mi sono incastrato, mi va a scatti. Questa è una cosa bruttissima, guidare questa geggia. 12.000 euro in semi, perfetto. Quindi ora siamo in negativo. Abbiamo 65. 65 euro? Precisi, ok. 46. Mantenimento degli attrezzi. 42. Ok, io direi che si può provare. B e no. Perfetto. Sembra non voler nemmeno funzionare. Seleziona se Sembra che il campo deve essere lavorato la. prima. Sì. Probabile. Peccato, sarebbe stato più utile. Ma non c'è un coltivatore più grande di questo? Molto, molto più grosso c'è, Ok. ma via di mezzo soltanto spese di soldi. Costano molto e non rendono niente, perché sono super giù uguali. Sì, no, io dicevo molto più grande di questo. Molto più grande, sì, abbiamo fino a 8 mi sembra metri. No, guarda precisione. Ma là cosa è successo? Ti ho tolto quella... L'hai seminato là? No, non so. Dai. Sì, là c'è un pezzo seminato, fidati. Non lo segnava seminato, ma. A meno che non mi sia buggata la grafica, mi ho visto il pezzo che sembra seminato. Tanto non è più una questione di rendersi conto di quanto è grande. Non riesco ad andare nemmeno dritto quasi. Vabbè, dettagli. Guarda bestia. Sì, tu immagina attaccata al mio trattore. Fermo. Vabbè. Nel prossimo episodio faremo vedere com'è iniziare con la barra un po' più grossa. Faremo vedere quanto è difficile da usare come attrezzo. Comunque qui c'è un pezzo seminato, non so se l'hai fatto te o era già fatto. No, io sono passato lì, esattamente lì. Non so perché inizialmente non me l'ha fatto vedere seminato. E quel pezzo sembra seminato, non so se lo vedi anche Sì, lo vedo ora, sì. E quel pezzo verde in mezzo al campo? Che mi sono lasciato là dietro? te. È sparito. Ok, allora questa cosa semina e dopo un po' si vede asseminato. Qui non c'è bisogno di coltivare in poche parole. Bello. Interessante. Ovviamente ora per ricoltivare barbabietole, come si sa, aspetteremo che risale un po' il prezzo, quindi
mettiamo a posto per un po', no? Ora penso che mi sa risolvere, quindi passo di là. Sì, può essere anche prima perché se funziona. Sì, qua. Dopo un po' sparisce. Poi penso sia un bug grafico. Oramai ci sono, che devo fare? Cosa stai seminando? Colza qui. Ah, ok, vi spiego una cosa. Ho letto dalle informazioni, diciamo, dalle istruzioni del gioco, che in questa versione, cioè nel 2013, è stato inserito un sistema migliorato dei prezzi delle varie merci da vendere. E praticamente ora i prezzi vengono, cioè non cambiano più ogni 24 ore, ma cambiano ogni ora. E vengono Anche se c'è decise. scritto Come? cambio del 24. Sì, in realtà c'è scritto ogni 24, ma ho visto cambiano ogni ora. E vengono decisi i prezzi in base alla legge del mercato, alla domanda e dell'offerta. Ovvero, se voi vendete, fate conto, 50 tonnellate di colza, la colza nelle ore successive tenderà a abbassare di prezzo e cominceranno a salire le altre materiali che tanto non vendete, ad esempio. E così via. Diciamo, se voi poi vendete tanto orzo, diciamo abbassa il prezzo dell'orzo, sì, e rialza il prezzo degli altri. Qui, diciamo. Perciò abbiamo deciso di fare Poi diciamo, di basarci sulla multicoltura e non più non la su. rimettere dentro, vai a Non so dove metterla, è troppo grossa. vai come in cima del campo, lasciami la semina, dici a me. Ok. Quindi abbiamo deciso di non fare più la coltura singola, cioè di solo barbabietole, ma di fare multicoltura. No, ok. Piccolo problema tecnico. La zavorra. Proviamo con la zavorra, forse va meglio. Ui, non riesco a prenderlo mai. Troppo torto. Vorrei andare a provare a seminare l'altro campo io nel frattempo, ma non credo di riuscire. Prova ad andare. Allora, seleziona seme, cosa mettiamo? Là mettiamo orzo. Questa seminatrice fa un po' quello che vuole. Sì. Interessante. Intanto sto concimando, come sempre vi consiglio se cominciate una nuova partita di farlo come prima cosa, comprare sto concimatore, non costa veramente niente, mi sembra 4.000, comunque massimo 5.000, e vi non so se esattamente raddoppia il raccolto, ma comunque vi aumenta nettamente, quindi con un piccolo costo di riempimento, diciamo, e piccolo costo dell'attrezzo, riuscite a avere dei buoni guadagni dopo quando andate a raccogliere, quindi a vendere. Scusate qualche piccolo momento di lag. Se volete esiste anche la versione con i bracci meccanici che diventano il roratore, non Vedete più uno presto. spargiconcime, ma costano di più. E diciamo lavorare in più persone in un campo diventa complicato perché i bracci occupano tutto lo spazio. L'unico vantaggio è che vedete qui non ho molti punti di riferimento su fin dove spruzza e quindi spesso lascio righe. Qui con gli irrotatori no, perché avete i bracci come punto di riferimento. Kevlar intanto ci può dire cosa sta facendo? Sto seminando l'altro campo.
Ok. Ce la fa. Ora andiamo, allora raggiungiamo con il concime. Anche se sembra che non sta segnando, ma non so. Il problema è che non posso fare manovre perché il mio trattore non va a marcia indietro con questa deviatrice. Ora ti passo il mio, prendo io il tuo per continuare. Una cosa veramente buona appunto è che, cioè, se avete visto con tre passaggi ho seminato tutto il campo. Sì, sarebbe bello anche fare questo campo, ma non capisco se sto seminando oppure no. Non mi sembra. Sarebbe un po' buggata questa seminatrice. No, crea un problema di grafica, ho notato. Praticamente il campo lo vedi, si riaggiorna dopo un po'. Se fai caso ci sono delle strisce che cambia tipo il colore davanti a te e dietro a te. Se non passi per le strisce non vedi cambiamento del campo. Comunque sto vedendo io da lontano, vedo che è marrone il campo, quindi sembra sia stato seminato, cioè si è seminato. Sto arrivando. Un po' di guida là dentro. Non riesco a capire se... che vedo dei quadrati in giro. Non capisco se sono seminati oppure no. Intanto io a me mi sembra seminato tutto da qui. A me è già finito. Perfetto. Primo tempo di arrivare. Credo che dovrebbe essere finito, ma ripeto. Sì, c'è un cespuglio qua su. Oh mio Dio. Perché io vedo tutta paglia? Questo è quello che non sono riuscito a capire. C'è qualcosa che non torna. Abbiamo trovato un super bug. Cosa stai seminando? Paglia? In teoria orti. Grano. Quale stai seminando? Il secondo, da. Abbiamo trovato un super bug. Lontano dal campo, magari riesco a capire. Ma io intanto concimo, non si sa mai. Poi magari invierò il bug. Eppure da. Guarda nella mappa cosa segna. Dice in fase di crescita, la prima fase. Ora sembra paglia questa. Sembra che... Ma è questo verde? Quale verde? Io nel mezzo vedo dei quadrati verdi. Dei quadrati? Sì, sono specie di quadrati. Rettangoli, non so. C'è un po' di tutto. Questo penso che sia un bug della seminatrice comunque. Non è stata data al meglio. Non è stata testata se più che altro secondo me. Io l'ho testato tanto per seminare erba, mi sembrava funzionasse invece. A quanto pare. Ha dei gravi problemi interiori. Io non capisco cosa sta succedendo, però va bene. Questo non è normale, qui abbiamo tutta paglia. Vabbè, abbiamo seminato l'orzo e è venuto fuori tutta paglia direttamente. Senza almeno bisogno di metterlo. Sì, ora faremo... ci compreremo l'imballatrice e faremo milioni con le balle. Sì, ora vi... Tanto sarà tutto istantaneo. Dovremo vedere nella prossima puntata cosa succederà. Nella prossima puntata vediamo cosa è successo a quel campo. Direi che possiamo tornare a casa, mettere a posto i mezzi, anche se questa seminatrice non so dove metterla. Che cos'è allora, è orzo o grano?
Non so cosa intende gioco per orzo e grano, questo è il piccolo problema. Allora, l'orzo intende quello con le spighe. E Allora è grano orzo. quello. Cioè con tutte le spine, diciamo, le spighe. Dove la mettiamo questa seminatrice? Mettiamolo nel capannone, qui il parcheggio. Non c'è matrice. Ragazzi, per questa puntata penso sia tutto. Direi di sì, perché dovremmo aver raggiunto più o meno 20 minuti anche questa volta. Vediamo intanto un attimo se il prezzo è salito. No, no, sì, un po' è salito, perché segna, è salito, diciamo. Però sembra in realtà che sia ancora 861, quindi troppo basso. Vediamo se riusciamo a raggiungere un prezzo decente e venderli. Quando avremo finalmente un po' più di soldi, diciamo, faremo la prossima puntata e faremo vedere come proseguiremo la nostra storia. No, direi che nella prossima puntata andremo a raccogliere il campo che abbiamo seminato a paglia. Se ci riesce a farlo crescere. Il problema grosso di quello è quello. Sì, vabbè, comunque, vi faremo vedere anche quel campo lì, sì. Per oggi è tutto. A Alla tutti. prossima puntata.